Con Deborah Bergamini, Forza Italia, componente della Commissione Trasporti della Camera, oggi audizione di Lufthansa e del commissario di Alitalia. Quali sono le prospettive? Ma le prospettive, e sono dispiaciuta di doverlo dire, sono ancora più confuse e ancora meno chiare di quanto non lo fossero fino a qualche giorno fa. In audizione oggi Lufthansa è venuta a dirci di essere interessata non all'acquisto, a un ingresso in Alitalia, ma ad una partnership commerciale, che è tutt'altra questione. Invece il neonominato commissario ha mostrato innanzitutto l'assenza ancora di un piano industriale per Alitalia e in generale una non chiarezza rispetto al mandato ottenuto dal governo. Alitalia si riuscirà a cedere? C'è un compratore oppure non c'è? Al momento il compratore non c'è, sono usciti i precedenti ipotetici compratori, Lufthansa oggi ha ribadito soltanto una partnership commerciale. E allora che cosa si deve fare della nostra compagnia aerea di bandiera? Un piano di risanamento che poi consentirà successivamente una cessione? Ecco, non c'è alcuna chiarezza su niente. Quindi noi a questo punto abbiamo chiesto di nuovo di audire il Ministro dello Sviluppo Economico, che è quello che ha maggiore competenza rispetto ovviamente al dossier all'Italia, ma quello che abbiamo riscontrato è che stanno brancolando nel buio, purtroppo.